Allora, sistemo un attimo questo esempio che a quanto pare funziona soltanto nel caso del Fibonacci. Allora, considero come incognita il polinomio Pn di x uguale a con n più a n più 1 per x. Quindi ora va bene. Quindi Pn più 1 di x, questo è a n più 1 più a n più 2 per x. D'altra parte, se io faccio x pn di x, questo è uguale a a n per x più a n più 1 per x quadro. Adesso, se siamo per Fibonacci, ora nel caso di Fibonacci, x quadro è uguale a x più 1. Quindi questo qui come polinomio è congruo a a n di x più a n più 1 x più a n più 1. E questo diventa an più an più 1 x più an più 1 e questo è an più 2. Quindi è an più 2 x più an più 1. Quindi conclusione, nel caso di Fibonacci, ma non escludo che esista un trucco così in generale, forse non moltiplicando per x, ma moltiplicando per qualcos'altro di più astuto. Quindi nel caso di Fibonacci, Pn più 1 di x è congruo a x per p con n di x. Modulo il polinomio x quadro meno x meno 1. Quindi è la stessa cosa piacevole che succedeva con le matrici, cioè a livello di polinomi è una ricorrenza di ordine 1 banale, fatta per moltiplicazione. Quindi Pn di x è uguale a x alla n per p con 0 di x. Modulo quel polinomio lì, x quadro meno x meno 1. E va bene, adesso è fatta. Cosa vuol dire che due polinomi sono congrui in modulo questo? Cioè Pn di x è uguale a x con n p con 0 di x più un polinomio q di x misterioso moltiplicato quello del modulo x quadro meno x meno 1. E ho finito, perché adesso cosa faccio? Sostituisco a x le due radici del polinomio, questo se ne va, e ottengo un sistema che posso risolvere. Sostituendo a x le due radici del polinomio, riesco a determinare Pn di x. Allora, questo era il conto che si faceva con Fibonacci, dovreste averlo già visto nell'altro corso, spero. Non so se si ricicla per una cosa qualunque, forse sì, forse no. Forse sì, moltiplicando per qualcosa che non sia x. È una cosa che si può provare a fare, era per farvi vedere che c'è una molteplicità di metodi. Ovviamente c'è il metodo bovino, che dire prendere la cosa con i due esponenziali, sostituirla e vedere che funziona. Quello è il metodo 1. Per uno dice, ma come ti fa venire in mente gli esponenziali? Uso l'analogia con le equazioni differenziali, ma come aveva fatto venirti in mente là? Insomma, è un po' tutto un discorso così. L'approccio matriciale dovrebbe essere chiaro, spero, questo è un conto davvero semplice, e conduce a fare una potenza ennesima di una matrice che si fa per diagonalizzazione, e quello fa spuntare le potenze degli autovalori. E va bene, adesso rientriamo nel seminato e andiamo avanti con le cose che vi devo dire. Va bene, osservazione 1.
Quindi ancora successioni per ricorrenza lineare. Ancora successioni per ricorrenza lineare. Oh, facciamo un sistema. Che ne so, a n più 1 uguale 3a con n, metto i numeri a caso, più b con n, bn più 1 uguale 2a con n meno 5b con n. Questo è un sistema di due successioni per ricorrenza. Come si risolverà mai? Quale sarà l'idea? Abbiamo un sistema di due successioni, arrivare a una successione singola, però con una ricorrenza di ordine superiore, esattamente come i sistemi di equazioni differenziali. Come si facevano i sistemi di equazioni differenziali? Prendevo la prima equazione e la derivavo. Adesso cosa faccio? Prendo la prima equazione e la shifto di 1 sugli indici. Quindi cosa scrivo? Quindi shifto la prima di 1. Cosa diventa se shifto la prima di 1? Diventa a n più 2 uguale 3 a n più 1 più b n più 1. Adesso cosa faccio? Bn più 1 lo prelevo dalla seconda. Adesso bn più 1 dalla seconda cosa diventa? Diventa 3 a n più 1 più bn più 1, quindi più 2 a con n meno 5b con n. Quindi faccio un po' di conto. Beh, non faccio nessun conto. Adesso cosa faccio? Bn dalla prima. Bn dalla prima. Insomma, sta roba è facilissima. Diventa 3 a n più 1 più 2 a n meno 5. Bn me lo procuro dalla prima vera, non dalla prima shiftata, quindi b con n meno b con n uguale 3a con n meno n più 1, moltiplico per 5, più 15a con n meno 3an più 1, siamo sbagliati, meno 5n più 1, sì, questo è un 5, se non ho sbagliato i conti, e quindi diventa meno 2an più 1, meno 2 a n più 1 più 17 con n, e il resto è storia, e da qui si procede come prima, e da qui è fatto. Ci siamo, quindi i sistemi non hanno niente di misterioso, si trasformano in una singola equazione ricorrente di ordine superiore, ovviamente di ordine 2, perché qui c'ho a n più 2 uguale dipendenza dei due termini precedenti. Va bene, adesso vediamo un minimo di teoria generale per farla assomigliare un po'. Teoria generale, cioè vi ridico le stesse cose in un linguaggio un po' più formale. Cosa c'è sotto di lineare? Che ne so, sia V, lo spazio vettoriale. Lo spazio vettoriale delle successioni di numeri reali, considero la funzione L da V in V definita così. Adesso vediamo se vi torno a questo livello di astrazione. Definita così L di una successione a con n, la indico così pensando che questa è una successione, fatemela chiamare x con n che preferisco, L di una successione x con n è uguale a la successione x n più 2 meno a x n più 1 meno b x con n. È un livello di astrazione che vi torna. V è lo spazio vettoriale delle successioni. Data una successione, io ne costruisco un'altra facendo termine per termine questa operazione. Allora, cosa vuol dire trovare una successione? Cosa vuol dire che allora, xn verifica
la ricorrenza, verifica la ricorrenza xn più 2 uguale a xn più 1 più bx con n, se solo se soltanto se xn sta nel ker di L, se soltanto se la successione xn appartiene al ker di L. Vi sto dicendo in maniera complicata delle banalità, che è un'applicazione lineare, L è ovviamente lineare, è ovviamente lineare. Essendo un nucleo, quindi l'insieme delle soluzioni, essendo un nucleo e uno spazio vettoriale, è che avrà una base con quanti elementi? 2, cioè 2 nel caso della ricorrenza. Quindi l'insieme delle successioni che verificano la ricorrenza, quindi l'insieme delle successioni, che verificano la ricorrenza, è uno spazio vettoriale, e ha dimensione 2. Ve lo ricordate l'analogo teorema per le equazioni differenziali? L'insieme delle soluzioni di un'equazione lineare omogenea è uno spazio vettoriale di dimensione uguale all'ordine dell'equazione. E qui è uno spazio vettoriale di dimensione uguale all'ordine della successione per ricorrenza. Perché dimensione 2? Sostanzialmente perché basta che fisso due dati iniziali. È la stessa dimostrazione che c'era per le equazioni. Basta fissare due dati iniziali. Adesso non voglio insistere ulteriormente. Quando avrete... Questo è un livello di astrazione superiore, ma sto dicendo esattamente le cose che ho detto prima, semplicemente pensandolo un po' più in astratto. Ma ogni tanto conviene imparare a pensare in astratto, in questo modo. E va bene, ovviamente, se l'ordine è K, la dimensione è K. Se l'ordine è K, la dimensione è K. E una base sono le successioni che abbiamo detto prima, eccetera, eccetera, eccetera. E va bene, adesso voglio passare al caso non omogeneo. Caso non omogeneo. Anche qui vi faccio qualche esempio. L'esempio classico è questo. L'esempio classico è quello xn più 1 uguale a x con n più b. Quindi è non omogeneo per colpa di questo. Per colpa di questo b è non omogeneo. Allora, ci sono tre approcci, dai. Primo metodo. Bovino, puro. Metodo bovino puro, cosa dice uno bovino puro? Proprio prima lezione del corso. Uno dice x con 1, che cos'è? È a x con 0 più b. Giusto? X con 2, che cos'è? A x con 1 più b. Ma x con 1 è quello di sopra, quindi questo qui è a quadro x con 0 più ab più b. E va bene. X con 3 che cosa sarà? È a x con 2 più b. Quindi è A per sta porcheria, dai, forse abbiamo capito che aria tira. Congettura, cosa dite che sarà x con n? A la n x con 0 più, che aria tira, b che moltiplica tutte le potenze di a fino a a alla n meno 1, no? Più b che moltiplica 1 più a più eccetera eccetera più a alla n meno 1. Adesso salviamo la faccia ricordando la formula per questa cosa qua. Più b, questo qui che cos'era?
era a alla n meno 1 diviso a meno 1. Quindi formula generale, è x con n uguale a alla n per x con 0 più b a alla n meno 1 diviso a meno 1. Piccola seccatura. Qual è la piccola seccatura? Questa diciamo opera diverso da 1. Ma se a uguale a 1, mi rifiuto di calcolarmi la formula. Ogni volta aggiungo b, quindi la formula è bn o bn più 1, insomma. Ma se a uguale a 1 è proprio banale. Poi uno come salva la faccia? Dimostrando per induzione questa formula. Uno l'ha ottenuta ragionando un po' così. Dimostrazione con cui uno salva la faccia, induzione formale sulla formula congetturata. E questo è il primo approccio. C'è un secondo metodo, che è, diciamo, secondo metodo più elegante, è dire cambio variabile. Cambio di variabile Cambio variabile, quindi invece di considerare da x con n, e pongo, chiamo una nuova variabile yn uguale x con n meno l. Voi mi dite chi è l? Beh, adesso riserviamoci di sceglierlo in maniera furba. Allora, cosa risolve yn? Questa è la domanda. Bene. Yn più 1 chi è? Voi dite è xn più 1 meno n. A xn più 1 chi è? Xn più 1 è, abbiamo detto, a xn più b meno l. Se io adesso voglio liberarmi di questo x con n, cosa faccio? Al suo posto scrivo yn più l. Quindi qui uso che x con n è uguale a yn più l, scrivo questa, e quindi a x con n, questa mi diventa a yn più a l più b meno l. Cioè, yn più 1 uguale a yn più a l più b meno n, che sembra molto peggio, tranne che io posso farmi furbo e scegliere l in maniera che questo faccia 0. Avete capito qual è l'idea? Io mi gioco questo parametro, io faccio una cosa più generale, no? È un po' come andare e fare un tentativo, no? Uno fa il tentativo, scrive questa qua e dice, ah, però è complicata, tranne in un caso, che se l fa venire 0 questo. Quindi, se ho scelto bene l, se io impongo che sia 0, e quindi se impongo che sia 0, cosa mi diventa? Mi diventa che L è uguale a B diviso 1 meno A. C'è un po' l'ipotesi seccante che A debba essere diverso da 1, ma è un caso che sappiamo fare, quello con A uguale a 1. Se impongo che sia 0, diventa L quello, ottengo yn uguale a yn, sono tutto contento perché la so risolvere questa, giusto? Yn più 1 uguale a yn, sono tutto contento perché la so risolvere, da qui trovo che yn è uguale a cosa? Alla n y0, giusto? Ma y0 che cos'è? Alla n
y0 è x con 0 meno l. E ho finito. Ho finito perché yn, adesso so che yn, riuso che questo qui è x con n meno l, e cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che x con n meno l è uguale a a alla n per x con 0 meno l. Adesso non sto a fare il conto perché non è così interessante, sostituendo il valore di l, che cosa troverò mai? Trovo la stessa formula che avevo trovato prima. Trovo la stessa formula di prima. Non sto a fare il conto perché preferisco fare qualcosa in più. Ci siamo su questa tecnica? Diciamo, quando uno vede questa tecnica dice, ah certo, è una bella idea, perché permette di eliminare il termine che dava fastidio, no? Che era il termine non omogeneo. È una bella idea, ma si ricicla questa idea o funziona solo in questo esempio qua? In realtà funziona molto spesso, perché in realtà cosa stiamo facendo? Terzo metodo, che è lo stesso, come ci aspettiamo che sia fatta la soluzione di una successione per ricorrenza lineare non omogenea? Un pezzo qualunque dell'omogenea più una soluzione speciale. Giusto? Stiamo astrattizzando, ma astrattizzando in realtà guadagniamo concretezza, perché adesso sappiamo cosa cercare, sappiamo di cercare la soluzione generale dell'omogenea, che guarda caso è questa. Questa è la parte soluzione generale dell'omogenea, no? Più, come sarà mai fatta una soluzione speciale di questa? Era come quando risolvevamo u punto uguale u più 1. Se di là c'è una costante, cerca una soluzione costante. Chi è la soluzione costante? L del secondo metodo. Vedete che tutto comincia a prendere una forma. Quindi, allora, adesso, terza idea, usiamo un po' di teoria generale. Dalla teoria generale... dalla teoria generale delle equazioni lineari non omogenee, ma io non vedo nessuna equazione lineare non omogenea. Come non la vedi? È un'equazione nello spazio delle successioni. È L di una successione uguale questa qui più un termine non omogeneo. È un megasistemone infinito dimensionale, però la teoria è la stessa, che siano equazioni differenziali, sistemi, tutto spazio vettoriale. Cioè, lo spazio vettoriale è un concetto utile alla fine, per quanto all'inizio possa essere ostico, perché tante cose diverse alla fine sono spazio vettoriale ed è sempre la stessa cosa. Uno viene e racconta dei sistemi lineari, uno viene e racconta di successioni per ricorrenza, uno viene e racconta di equazioni differenziali, è sempre la stessa cosa. Soluzione generale dell'omogenea più soluzione speciale. Soluzione speciale come la faccio? La cerco a occhio. Quindi, mi aspetto una soluzione, dalla teoria generale delle equazioni lineari non omogenee, mi aspetto una soluzione del tipo, mi aspetto una formula del tipo, ditemi se sto andando troppo lento, perché xn uguale, fatemelo indicare così, yn più zn, dove yn è la soluzione generale dell'omogenea. Soluzione generale dell'omogenea. E zn è una soluzione speciale della non omogenea. Soluzione speciale della non omogenea. Soluzione speciale della non omogenea. Allora, l'omogenea che cos'è? L'omogenea era xn più 1 uguale a x con n. Quindi questa qui, questa soluzione speciale, è una costante per a alla n. No? La soluzione speciale la cerco nel tipo costante. La soluzione zn speciale, basta cercare la costante. Quindi io che cosa ho? Ho xn più 1 uguale
ax con n più b, cerco una soluzione costante, cerco una costante L, tale che, cerco una costante L, tale che L è uguale a al più b, e quindi L è uguale a, sorpresa, b diviso 1 meno a. Cioè, esiste una sola soluzione, esiste una sola successione costante che risolve questa. Ci siamo? È chiara l'idea? Cioè, se non ci fosse questo, se non ci fosse il B, è facile. La soluzione sarebbe questa, e questa è la parte omogenea. Per la parte non omogenea vedo se c'è una soluzione costante. C'è, ed è questo L. Cioè, c'è se e soltanto se A non è 1, ma il caso A uguale a 1 lo sappiamo fare. Quindi L è uguale a questo, e quindi la soluzione generale. Quindi la soluzione generale. Soluzione generale è x con n uguale c per a alla n più questo L più b diviso 1 meno a. Questa è quella che prima ho chiamato yn, la soluzione generale dell'omogenea, e questa è la soluzione speciale zn, che è una costante in questo caso. Adesso ovviamente imponendo il dato iniziale trovo il valore di c. Se impongo x con 0 uguale quello che si ottiene per a uguale a 0, cioè c più b diviso 1 meno a, più c diviso, trovo c e viene la solita formula di prima. E quindi siamo riusciti a risolvere una ricorrenza con un termine non omogeneo. Adesso vediamo di fare un esempio 2. Adesso questo era davvero facile. Facciamo un esempio 2. Esempio 2, che ne so, prendiamo xn più 1 uguale 2x con n più n quadro più 3 alla n. E vediamo se si ricicla qualcosa di prima. Se si ricicla qualcosa di prima, il primo metodo era bovino, provo a farmi un po' di termini, vedo cosa succede. Provate a fare un po' di termini qui e vedete che viene un pasticcio, no? Il secondo metodo era faccio il brillante, cambio variabile, yn uguale qualcos'altro. Allora, se faccio veramente il brillante, scrivo la cosa giusta, torna, però non è L la cosa giusta da mettere. Mi salva il terzo metodo. Quindi il terzo metodo cosa mi dice? La soluzione sarà del tipo, quindi diciamo, scimmiottando stile terzo metodo, la soluzione sarà del tipo come ce l'aspettiamo fatta? Ce l'aspettiamo fatta x con n uguale costante per soluzione generale dell'omogenea. Quindi se non ci fosse sta porcheria qui, non omogenea, sarebbe 2 alla n, giusto? C per 2 alla n più z con n, e questa è la soluzione speciale. Soluzione speciale. La soluzione speciale come sarà fatta? Mi deve fare venire n quadro più 3 alla n. Come sarà mai fatta? Facciamo finta che ci sia una sola delle due difficoltà. Facciamo finta che ci sia solo il 3 alla n. Come la cerchereste? Io ho le equazioni differenziali col secondo, col right hand side esponenziale che facevate. Esponenziale moltiplicato per una costante. Col secondo termine polinomiale, polinomio dello stesso grado. Facciamo anche qui e vedrai che funziona. Quindi cerco una zn del tipo, cerco zn del tipo zn uguale a n quadro più bn più c più d per 3 alla n. Questo per il polinomio. Per il polinomio faccio un tentativo con il polinomio dello stesso grado. Per l'esponenziale faccio un tentativo con un esponenziale simile. Vado a sostituire, sostituisco
Fatemi vedere che state capendo. Cosa devo scrivere? Devo mettere z al posto di x, quindi devo scrivere zn più 1. Zn più 1 diventa... più c uguale, no, più d per 3 alla n più 1 uguale 2 volte zn, quindi 2an quadro più 2bn più cn più 2 più b 2bn più 2c più 2d per 3 alla n, più n quadro più 3 alla n. E adesso cosa faccio? Sistemone. Sistemone, metto insieme i termini con la d, insomma i termini con le potenze di 3, questo, questo e questo, quindi mi diventa d uguale, no, 3d uguale 2d più 1. Avete capito perché c'è questo 3D? Perché ci sarebbe D per 3 alla N più 1, quindi è 3D per 3 alla N, poi 3 alla N li semplifico. Quindi questa è la prima equazione. Poi l'equazione per C, che cos'è? Beh, l'equazione per C è molto semplice. C uguale a 2C, quindi C sarà 0. C è uguale a 2C. No? Perché no? Cioè, non è l'equazione per C, è l'equazione per il termine noto. No, insomma, ce n'è di equazione. Allora, l'equazione per il termine noto che cos'è? L'equazione per il termine noto è A più B più C uguale 2C. Questo è il termine noto. Termine noto. Viene fuori una A da qui, una B da qui, una C da qui e un 2C di là. Poi il coefficiente di N... Qui c'è un 2n qui, quindi c'è un 2a qui, più b qui, uguale, quindi n cosa c'è? 2b, e poi c'è il coefficiente di n quadro. Coefficiente di n quadro, qui c'è a, e qui c'è 2a più 1. A uguale 2a più 1. Perché? Perché di n quadro ce n'è da qua, ce n'è da qua e ce n'è da qua di n quadro. Insomma, risolvendo trovo A, B e C, D, è la stessa cosa di sempre. Risolvendo trovo A, B, C, D. No, è chiaro, ho fatto un tentativo, zn uguale polinomio di secondo grado più questo. Ho sostituito semplicemente n più 1 e poi ho uguagliato i termini, cioè è come si fa con le equazioni differenziali, tutto uguale. Se avessi voluto fare il brillante, qual era la cosa che dovevo fare se dicevo considero la nuova variabile yn uguale xn meno questo polinomio qui con gli a, b, c e d giusti, cosa praticamente impossibile da vedere a occhio. Però capite che era quella la scelta da fare, perché era quella lì la variabile che raddoppiava di volte, insomma, fantascienza. Vabbè. Ecco, questo funziona con qualunque ordine, funziona con qualunque ordine, facciamo solo un esempio... Facciamo solo un terzo esempio, col quale volendo chiudiamo. Esempio 3, fatemi fare x n più 2 uguale x n più 1 e... meno 12x con n più 3 alla n. Mettiamo un meno anche qui. Mettiamo un meno, no, lasciamo così. Allora, la parte omogenea che cos'è? La parte omogenea
parte omogenea, e vabbè, faccio il solito polinomio, x quadro sarebbe xn più 2 uguale 7xn più 1 meno 12xn, e quindi il polinomio caratteristico x quadro meno 7x più 12 uguale a 0, le radici sono x uguale 3 e x uguale a 4, e quindi la parte omogenea è a volte, cioè c1 volte 3 alla n più c2 volte 4 alla n. Fin qui ci siamo. Questa è la soluzione generale dell'omogenea. Soluzione generale dell'omogenea. A quel punto la soluzione speciale come la cerco? Se la cerco come A moltiplicato 3 alla n, è un fallimento annunciato. Perché? Perché è già soluzione dell'omogenea. Cioè il caso in cui il tizio qui è proprio quello che sta qua, quindi è il caso speciale, se no non ve lo facevo. Allora, la soluzione speciale non posso cercarla del tipo zn uguale a per 3 alla n, perché 3 alla n già risolve l'omogenea, perché 3 alla n risolve già l'omogenea. Quindi la cerco del tipo zn uguale a per n 3 alla n. Vabbè, facciamo la sostituzione per vedere cosa viene il conto. Cosa devo fare? A per n più 2 per 3 alla n più 2 uguale 7 a n più 1 per 3 alla n più 1 meno 12 a per n per 3 alla n più 3 alla n. Chiaro tutti cosa ho fatto? Al posto di x ho messo la z, insomma, usando gli indici che dovevo usare. Adesso cosa posso fare? Posso sbattere via un 3 alla n che c'è dappertutto, quindi 3 alla n, 3 alla n, 3 alla n, mi raccomando che rimane 1, non rimane 0. E vabbè, a questo punto è un'equazioncina, cosa è rimasto? 3 alla n più 6a uguale 21 a n più 21a meno 12 a n. Ah. Sì. Più 1. Cosa ho sbagliato? Qui è rimasto un 3 al quadrato, quindi 9 a n, 9 a n più 18 a. 18a. Qual è la maniera di accorgersi che uno ha fatto i conti giusti? Devono sparire quelle con le n. Quelle con le n devono sparire. Quelle con le n spariscono. Perché spariscono quelle con la n? Quelle con la n spariscono perché sto lavorando solo sul 3. E il 3 alla n è soluzione dell'equazione omogenea. Insomma, alla fine trovo 3a, da qui trovo 3a uguale a meno 1, quindi a uguale a meno 1 terzo. Quindi la soluzione generale è c'è una cosa che non vi ho detto, poi ve la dico. È x con n uguale c con 1 per 3 alla n più c con 2 per 4 alla n meno un terzo per a per 3 alla n. Poi volendo si può fare il conto qui. No, cosa che non vi ho detto era questa. Quando si fa la ricorrenza di ordine 2, ad esempio, le radici possono venire numeri complessi.
questa la mettiamo come osservazione, avrei dovuto farla la prima ora, me ne sono dimenticato, me ne ricordo osservazione. Sì. Sì, N, 3N. Ho detto N, ho scritto A? Boh, vabbè, così. Qui poi potete fare il 3 alla N meno 1. Osservazione. Le radici del polinomio caratteristico possono venire in numeri complessi. Allora, in quel caso lì ci sono due opzioni. O uno si tiene la soluzione piena di numeri complessi, ma poi le i se ne devono andare, per forza, no? Perché se i dati iniziali sono reali ed è tutto reale, devono essere numeri reali, ma la formula tira in ballo numeri complessi. Allora ci sono due opzioni. Uno, tenerseli, ma consapevoli che le i se ne devono andare. Se tutti i coefficienti sono reali. Se tutti i coefficienti e i dati iniziali sono reali, opzione 2, che si faceva con l'equazione differenziale? La soluzione era e elevato a numero complesso per t? No. Si passava in forma trigonometrica, esponenziale, quello che volete. Scrivere, diciamo, posto lambda, che cosa sarà? Lambda sarà rho per e alla i teta, e mi sarà rho per e alla meno i teta. E arabo? No. Allora una base, allora invece di usare come base lambda alla n e mi alla n, posso usare che cosa? Rho alla n per che cos'è questo qui alla n? E rho alla n per e alla in teta, cioè coseno di n teta più i seno di n teta, quindi seno di coseno di n teta. Rho alla n coseno di n teta e rho alla n seno di n teta. Cioè esattamente come nel caso dell'equazione differenziale. È lo stesso discorso, se una base è questa, allora una base è la semisomma che dà questo, la semidifferenza che dà questa cosa qua. Comunque, anche Fibonacci, avete visto la formula per Fibonacci? I numeri di Fibonacci sono interi. Giusto? Però la formula è piena di radici. Cosa succede? Che quelle radici se ne vanno e alla fine rimangono solo gli interi. Però questo succede spesso, c'è un mondo invisibile, che sono i numeri reali, che spiegano i numeri interi. Cioè la Fibonacci si vede sugli interi non si capisce niente, però sui reali si capisce, sui reali è combinazione lineare di due esponenziali. Questo succede. E può succedere anche con i complessi. Cioè sui reali non si capisce niente, ma sui complessi c'è una formula semplice. Va bene, questa era la parte tranquilla, poi la parte non tranquilla è quella non lineare e la vedremo la prossima settimana.